Il Festival di Woodstock è nato nella leggenda ed è diventato presto un mito, amplificato dal film che venne realizzato e che diffuse il concerto in tutto il mondo. Ciò che è accaduto in una sperduta località di campagna fuori New York in quei giorni di agosto 1969 è stato qualcosa di speciale, di irripetibile. Perché Woodstock non è semplicemente un concerto. Nonostante l'enorme spiegamento di forze, gli Stati Uniti non riescono a conseguire la vittoria politico-militare, ma subiscono al contrario pesanti perdite. Nel 1965, di colpo, con la guerra in Vietnam, per molti giovani il mondo degli adulti appare tragico. Il giovane americano era stato educato a credere che la storia aveva assegnato all'America un ruolo privilegiato. Gli avevano detto che un futuro prospero e di soddisfazioni lo aspettava e di colpo piombava nell'incubo di una guerra di cui non capiva la ragione. Era il crollo del sogno americano. La parola hippie deriva da hipster ed era stata inizialmente utilizzata per descrivere i beatnik che si erano trasferiti nel distretto di Haight-Ashbury di San Francisco. I poeti e scrittori beat come Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg avevano dato il via alla nascita della controcultura. La gente dappertutto cerca con ogni mezzo, con l'LSD, lo yoga, di tenersi su. Così improvvisamente tutti si renderanno conto che stanno vivendo in mezzo ad un incubo cittadino. Il che significa che tutti vorranno cambiare questo incubo, cambiare i materiali che li circondano. Per fare questo bisogna essere all'altezza sia per mezzo di esercizi fisici o con la forza dei sentimenti per raggiungere quello che veramente desideriamo. Cioè di vivere pacificamente in un'atmosfera più umana e più dolce. Il cambio di location crea dei ritardi nella costruzione del palco e della recinzione. A poche ore dall'inizio del concerto appare ovvio che non sarebbe stato possibile far pagare il biglietto. Senza le recinzioni il pubblico affluisce in massa, senza possibilità di controllo. È evidente che ci sarebbero state ben più persone delle 50.000 previste. Si dice ne siano arrivate 500.000. Quasi subito il traffico si blocca in un ingorgo lungo chilometri, ma tutti rimangono gentili, nessuno suona il clacson. Si aspetta allegri facendo amicizia con i vicini. Poi si decide di abbandonare le auto e raggiungere il concerto a piedi. Le atmosfere psichedeliche sono l'identità della cultura hippie, spesso accusata di cercare una fuga dalla realtà. Ladies and gentlemen, Mr. Joe Cocker, let's go for Sunday! Yes, good afternoon. And this title, just tonight, puts on focus. It's called With a Little Help from My Friends. What would you do if I say? Had a tune, will you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, happy bye. Cocker, che invece era un cantante pazzesco,
prende la stessa idea, l'arrangia a gospel, diventa un canto, quasi una preghiera sovrumana. L'uovo del serpente si sta per schiudere. Stiamo entrando nel terzo millennio e il serpente vuole uscire. Voi vi chiederete perché proprio a Milano? Non lo so. Qualche cosa deve succedere. Il terzo millennio, eccoci qua. Io perché mi sono vestito così, non lo so, non penso. Mi sono vestito così perché siamo ancora in un bieco profondo e buio, medioevo. Siamo gli stessi. Io voglio tornare nelle piazze perché nell'era della grande e globale comunicazione non sappiamo più niente. Non riusciamo più a distinguere niente, il miracolistico dal normale, il vero dal finto. La grande globalizzazione della comunicazione ci ha reso sordi. Non sappiamo più dove siamo, chi siamo, da dove veniamo. Non sai più dove guardare. Mi guardi sullo schermo e sono a 30 centimetri dal tuo orecchio. È questa la verità. La nostra vita è una vita di repertorio. Nel Medioevo, la storia, chi la scrive la storia? Il feroce Saladino. Se andate a vedere alla cattedrale di Chartres, c'è un basso rilievo dove vedi proprio la televisione del Medioevo, è lì, nei loro dipinti, e i loro dipinti ti fanno vedere come funzionava la famiglia del Medioevo. C'era la donna idealizzata in alto, bellissima, la moglie, in basso c'erano tutta la corte e in centro ci stava il signore, la donna su, il signore in mezzo e la corte in basso. Però nel dipinto il signore non guardava la moglie, guardava la prostituta in basso. Avevano la donna per fare i figli e la donna per fare i pompini, esattamente come Clinton oggi, che ha Hillary sopra e la segretaria sotto. Esattamente, non è cambiato niente. Questo è il vero Medioevo. Le è sembrata troppo forte, signora, la menzione? E la povera Hillary voleva far castrare il cane. Ma il guaio è che viviamo di queste cose. Perlomeno nel Medioevo c'era Dio, c'era un po' di anima e un po' di religione. Oggi viviamo di queste cose qui. E Clinton è uno che, se non si fa fare un giorno sì o un giorno no quelle cose lì, bombarda, sono case, bombarda. Da questo punto di vista, ciao. Da questo punto di vista noi siamo la nazione più pacifista del mondo, col nostro Presidente della Repubblica, che l'ultimo pelo che ha visto è del collo di volpe del cappotto di Loden, della figlia del 35. E lui bombarda! Lui bombarda, lui vuole allenarsi. Noi oggi assistiamo alle grandi forze di pace, abbiamo dipinto i cannoni di bianco e i guerrieri li chiamiamo forza di pace. E siamo diventati la più grande portaerei americana del mondo, aerei che viaggiano, F-105 che viaggiano bassi, sono i famosi aerei paduli, viaggiano bassissimi. Volano talmente bassi che in Sardegna ci tosano le pecore. Due passate c'hanno già il maglioncino. Armi temibili, le famose armi intelligenti. Gli americani hanno inventato un missile che uccide solo quelli con i baffi. C'è D'Alema che non esce da una settimana di casa.
Io, aerei che vanno e vengono e s'allenano la grande guerra santa. Il feroce Saladino dovrà essere annientato. E allora si allenano nelle nostre valli, vanno nelle nostre valli e volano bassi, non tenendo presente che in Iraq si scia pochino e tranciano. Aerei che li trovi in posti sempre più incredibili. Io mi ricordo che andai alle medie, entrai a scuola in bicicletta, mi sospesero 10 giorni. 2 anni fa un aereo è entrato in una scuola a Bologna, ha fatto 15 morti. Che cazzo ridi? Questa è una tragedia. 15 morti. E la giustizia, la grande giustizia medievale, ha dato il responso. Non è successo niente. Madri, fermi, madri, fate entrare i vostri figli alla scuola dell'aeronautica prima che l'aeronautica entri a scuola dei vostri figli. Questa è la grande giustizia. E noi pensiamo di cavalcare il terzo millennio. Dio, Dio, che ipocriti! Dio, perché non siamo nel 2300, non ci sono oggi gli eretici, vengo, non ci sono gli eretici oggi, facciamo finta di non vederli, ma ci sono gli eretici e li stiamo abbrustolendo. E come li si abbrustoliamo? A fuoco lento. Questo metto ce lo stiamo rosolando piano piano. Dio mio, torniamo a non ragionare più, torniamo ad impulsi. Cominciamo a guardare le facce per giudicare un po'. Questo metodo, guardatelo. Come fa a essere un ciarlatano un metodo così? Sembra una cavia, un popolino bianco. Un metodo straordinario. Un metodo che da 30 anni fa questo lavoro. E noi lo sappiamo oggi, nell'era globale dell'informazione. Abbiamo una velocità di apprendimento straordinaria. Dopo 30 anni sappiamo di questo metodo. Hanno cercato, lui dice, di investirlo 3 volte in bicicletta. Non credo io. Io credo che lui andando in bicicletta col collo messo così, la gente dietro dice, tanto gira a sinistra, e l'abbiano investito 2 o 3 volte. Lo metto tutto storto. Io altre volte quando lo vedo dico, ma pensa un po' se lui incontrasse Cuccia. Lui così e Cuccia così. Come cazzo fanno a vedersi? Vedete che si facessero una polaroid sulla faccia. Allora, voglio dire, quest'uomo ha offeso e ha tuonato la bestemmia più eretica che si può dire oggi. Questo metto ha tuonato in una pretura di Lecce, è venuta fuori l'informazione che dell'esistenza dell'ometto. Stai attento, un ometto così si è permesso di dire, bestemmiare, di dire all'autorità, io non ho mai preso una lira. Oh, cosa? Eretico! La gratuità è rivoluzionaria. Se uno c'ha, io ci arriverò a caso. Tra un po' di anni ci metto. La gratuità è rivoluzionaria. E il gota dell'autorità ecclesiastica, medico ecclesiastica, si è mossa, perché lui ha detto così e l'ordine dei medici ha tuonato. Verifica fiscale in casa di Bella. E gli hanno trovato 5 biciclette. 5. 4 storte, tutte a sinistra. 5 biciclette. Lui, l'eretico, tuona. E il monastero, con la grande sacerdotessa, tuona anche lei, la grande sacerdotessa, la Rosy Bindi, che un giorno l'ingegneria genetica ci dirà cosa cazzo è quella lì. 6 milioni 250 persone oggi in questo momento in Italia sono a letto con una banalissima influenza e loro ricercano l'AIDS, la più grande bufala di questo secolo. Ma cazzo, sta regredendo!
Vi ricordate le previsioni apocalittiche dell'82? 60 milioni di sieropositivi dovremmo essere. Tutte le puttane che fosforescenti, che cazzo ne so. Tutto doveva essere. Sta regredendo e nessuno ci riesce a capire un cazzo. Un Nobel, Duisberg, Mills, Nobel per la chimica. 200 scienziati stanno dicendo quello che un eretico e tanti eretici hanno detto fino a da 10 anni. Gallo, Robert Gallo, di origini piemontesi, sapete come sono i piemontesi? Falsi, falsi. Scoprì il virus HIV, un retrovirus, retro, dal retro, nel 1981. L'epidemia di AIDS scoppiò nell'82. Prima scoprirono il virus e poi ci voleva l'epidemia, sennò che cazzo di virus era? È come scoprire un assassino e poi ci vuole il morto, sennò che cazzo è di assassino? Dio santo. Dicono, signora, dicono che è un virus, è un retrovirus che muta. Ogni 5 miliardi di dollari di finanziamento muta. Sono finiti, rimuto. Dio mio. E mentre noi siamo qua 6 milioni e mezzo di persone a letto con un virus nel terzo millennio, vuol dire che ha vinto il virus. Ha vinto il ricercatore che ricerca, e il virus ce l'ha sulla spalla che dice: ma che cazzo stai facendo? Ma dove guardi? Ha vinto il virus. I vaccini, questa è un'epoca terribile, signori, è un'epoca terribile. Di bello ha scatenato qualcosa che era dentro di noi, è il periodo più bieco che abbia mai visto. Vengono fuori teorie contro teorie, uno si cura con i fiori di Bacco, gente che beve e si piscia addosso, dove la butti? No, dammela qua, e si beve nel piscio. È molto peggio stare male adesso, in questo momento di transizione. Io spero che verranno fuori le cose vere, spero. Allora, l'informazione non c'è. E io muoio o vivo se ho un'informazione giusta o sbagliata. No? Se hai il culo di averci l'informazione giusta, vivi. Se no muori come uno stronzo. Allora, 12 primari pubblici tedeschi decidono di fare un libro. Informiamo la gente cosa non deve prendere. Se no muore, fanno un libro. La casa farmaceutica dice no. Vi denuncio, solo noi possiamo dire le informazioni sui medicinali. Loro fanno lo stesso libro, l'editore esce, perde la causa in tribunale, deve uscire un libro così. È uscito lo stesso, però ha dovuto tirare delle righe nere sulle informazioni che ci potrebbero salvare la vita. Questa. Moriamo da stronzi! Ma perlomeno c'era un po' di idea dell'aldilà. Noi non abbiamo più al di là, c'è tutto al di qua, non c'è più neanche un pochino di magia, niente. Una volta c'era un po' di magia, i Paracelso facevano, non so, le cose, i quattro liquidi, i pianeti, c'era un po'. Adesso c'è qualche Madonna che piange, qualche D'Alema che ride. Ma non c'è più quasi un cazzo. Una volta c'erano i pentoloni, la magia, giravano i pentoloni magici. C'erano, ci buttavi dentro zampa di ragno con unghia di castoro. Giravi e dicevi parole magiche. Abracadabra, agindo, dirla, non sarò mica proprio un pirla. E si apriva l'occulto. C'era un po' di occulto, è vero? Forse c'è ancora oggi, non ci sarà più la pentola magica, basta che clicchi invece di avere una pentola, e le parole non sono abracadabra, linda pirla, ma sono www.itelecombafancul.com/... e si spalanca Internet, l'occulto del moderno medioevo, eccolo qua, l'abbiamo voluto, la coscienza, la memoria del mondo che ci arriva, noi che siamo senza memoria, eccola, c'è tutto, è inutile che ci scandalizziamo. Lui sta guardando che cazzo sta succedendo lì, non te lo posso spiegare,
sesso, internet, nata da un'idea straordinaria, informazione, la faccio, la ricevo, libera, gratis, sesso, sesso da tutte le parti, gente che si massacra di pugnette con la carta di credito, con una del Wyoming, cazzo. Magari c'hanno quella di fronte che dice: se vieni da me ti do tanta di quella figa che ti faccio un paciere gratis, scemo. Che cercano gli angoli della tranquillità, nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà, tra i chiariscuri e la monotonia dei giorni che passano. Camminatore che vai cercando la pace al crepuscolo, la troverai. La troverai. Alla fine della strada, lungo il transito dell'apparente dualità, la pioggia di settembre risveglia i vuoti della mia stanza e i lamenti della solitudine si prolungano. Come uno straniero non sento legami di sentimento e me ne andrò, dalle città, nell'attesa del risveglio, cerca di ospitalità, nei villaggi assolati e nei bassi fondi dell'immensità, e si addormentano sopra i guanciali della terra. Forestiero che cerchi la dimensione insondabile, la troverà, fuori città, alla fine della strada. Moriva, morivi, l'ultimo respiro, esalavi. Vi ricordate quando si esalava? Non si esala più, si scorreggia ma non si esala, l'anima non può uscire da sotto.
Una volta esalavi, ma il concetto di morte, scusate un po', cerebrale o di cuore. 2 miliardi di musulmani, per 2 miliardi di musulmani la morte è una morte quando esali, quando il cuore non batte più, per 2 miliardi di musulmani. Per 1,5 miliardi di cattolici la morte è cerebrale. Chi ha ragione? Come fa una persona a dire sono morto, sono vivo? Come si permette? Sono morto perché un apparecchio elettronico arriva tarato a un certo punto, su una frequenza, fa e diventa piatto. La curvatura del mio consumo, produzione, si restringe fino a zero. Non produco e non consumo, sono morto. Ma respiro. Caso, ho paura di queste cose qua. Nel Medioevo morivi, la morte era una cosa come la vita, trionfava, nessuno aveva paura della morte, era Dio che ti chiamava, andavi da qualche parte, andavi dall'altra parte e l'ultima immagine che ti portavi di questa cazzo di vita era l'immagine di tuo familiare, tua mamma, tuo figlio, un tuo caro, morivi a casa tua, ti portavi a casa di là, tua mamma, tuo figlio. Oggi l'ultima immagine che ti porti di là, quando il congegno fa è un primario che ti guarda con l'orologio così, che dice su, facciamo presto che il fegato va in putrefazione, facciamo presto che il fegato va in putrefazione.